siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i miei fratelli e le mie sorelle. La trovo assai inutile questa opera, perché spendiamo soldi per fare cose nuove, per cercare il profitto, il guadagno, cose del genere, quando basterebbe investirli in zone o in cose che sappiamo portano già guadagno, e questi arresti e le immagini che sono state costruite attorno a queste persone sono un po' fittizie, un po' posticce, quindi diciamo che è stata proprio una manovra puntata a rompere o comunque a mettere in cattiva luce il movimento. Nessuno ci ha fatto paura in questo momento, né a me né ai miei genitori, e anche i miei genitori sono qua da qualche parte, quindi assolutamente no, nessuna paura, siamo sempre qua e ci saremo sempre finché la cosa dura. Mamma di Luca, uno dei notavi arrestati al corteo. Che le mette sono tutti fuori, che non hanno fatto niente di male. Cosa ne pensa di tutta questa gente che è venuta per Giorgio e per gli altri compagni arrestati? Meno male che ce ne sia tanto. Cioè, proprio non pensavo che ci fosse tanta gente. È una moltitudine, veramente. Noi siamo di Pistoia, siamo i familiari di Antonio Ginetti, anche lui arrestato per il 3 luglio, diciamo. Vi aspettavate così tanta gente? Sì, perché noi non è la prima volta che veniamo in valle, sappiamo come risponde. Ora, oggi è veramente una cosa, una moltitudine, no? Non saprei come dire meglio.